Allora, coach, torna l'Eurolega, forse modo migliore, no? Per buttare fuori le tossine, diciamo così, accumulate. Beh, per certi aspetti sì, perché non sei subito concentrato verso un'altra partita che forse sarà sicuramente una delle più difficili di Eurolega. Ma era meglio se potevamo lavorare di più insieme e soprattutto abbiamo Pastore probabilmente fuori per una distorsione alla caviglia e una Janelle McCarvey che ha dei grossi problemi di schiena. Senti, insomma, si va sul campo delle campionesse europee, anche l'anno scorso è toccato andare a Mosca, un po' vizio di schio di giocarsela, no? Con le campionesse in carica. Certo è che in Eurolega magari possono esserci, non so, motivazioni diverse, ecco, può essere un po' un aspetto o no? Non ci dovrebbe essere perché è una squadra che ha vinto lo scudetto, le motivazioni devono essere sempre alte. È una squadra che forse in Eurolega paga dazio per via della fisicità che ci sono nelle altre, che hanno altre squadre, però abbiamo il vantaggio che abbiamo una squadra molto veloce e molto duttile per certi aspetti, quindi dobbiamo imparare a sfruttare al meglio queste situazioni, ma soprattutto dobbiamo imparare a giocare sempre con la stessa intensità e la stessa voglia. Perché quello che è mancato è stato proprio quella energia e entusiasmo che ognuno deve portare in campo, sempre. Senti, in questo giorno fondamentalmente di lavoro che c'è stato, sessione tattica con l'aiuto del video, poi insomma, un po' di tattica sul campo, ecco, domanda che già ti ho fatto nel pre-partita contro Taranto, forse magari avrà più valore adesso, cosa chiederai in più alle giocatrici, oltre alla disciplina tattica, tecnica e tutto quanto, sarà qualcosa, un plus che chiederai? Ma guarda, intanto abbiamo lavorato più, sai, abbiamo giocato ieri. Oggi abbiamo fatto un'oretta, un'ora intensa, ma soprattutto abbiamo fatto un'ora di video dove ci siamo visti bene in faccia, siamo guardati bene in faccia per la brutta partita che abbiamo fatto contro Taranto, perché obiettivamente loro ci hanno picchiato, ci hanno messo le mani addosso. E noi non abbiamo saputo reagire, soprattutto non abbiamo saputo reagire perché non abbiamo imposto il nostro gioco e il nostro ritmo. Quindi abbiamo analizzato prima diciamo, i nostri errori per poi domani cercare di fare tatticamente qualcosa contro una formazione che sappiamo che sono i campioni d'Europa. Però, sai, il tempo non ce l'hai, quindi devi usare più quello che hai già nel tuo bagaglio.